Thank you.
Gli alpini a Garbagnate Milanese, un onore e una gioia averli qua tra noi. Siamo pochi, ma ne abbiamo fatti venire tanti stavolta. È un'occasione da non perdere. Quanti sono? Siamo una 85ina, di Garbagnate saremo 7-8. E la fanfara è la Tridentina, giusto? La fanfara è quella della Tridentina in congedo. Sono tutti anziani congedanti che cantano e suonano per passione. Insomma, adesso finita la sfilata, tutti in chiesa. Tutti in chiesa. Abbiamo la parte militare, ma c'è anche la parte religiosa. Giusto, e poi nel pomeriggio la dunata. Pomeriggio a Milano tutti quanti. Cosa vuole essere alpino nel 2000? Alpino nel 2000, in questo periodo qua, con quello che succede in giro, siamo una forza della natura, diciamo adesso. Ci sentiamo dentro qualcosa di diverso rispetto agli altri, non per denigrare gli altri, ma facciamo parte di una bella famiglia. Dunque, non è esagerato dire che siete il corpo più amato dagli italiani, dalla gente? Dalla gente, sì. Per noi è un onore essere così. Logicamente sono loro a dirlo e noi l'accettiamo quello che dicono. E nel pomeriggio la dunata a Milano? Sì, andiamo tutti volentieri col cuore alpino proprio. È pronto per la dunata di oggi pomeriggio? Assolutamente sì, sempre pronti. Ecco, un messaggio da lasciare ai giovani soprattutto. Guarda, credo che il nostro cappello sia simbolo di amicizia e rispetto. Solo questo, un messaggio chiaro e forte per i giovani d'oggi. Grazie ancora Garbagnate. Lei è stato alpino? Esatto. Sempre? Sempre. Sempre nel cuore? Sempre nel cuore e saremo sempre nel cuore. Grazie. Faccio veloce. La fanfara Tridentina di Brescia, giusto? Sì. Ecco, qui a Garbagnate per questo e poi a Milano per la dunata. Per la dunata, oggi pomeriggio, grande sfilata. Grande sfilata. Anche lunga magari. Insomma, viva gli alpini e viva il corpo degli alpini. Assolutamente sì, viva gli alpini, viva l'Italia. Thank you.
Il gruppo di Garbagnate degli Alpini, insomma, grande onore avere qui la fanfara e gli Alpini. Esatto, grandissimo onore, molto piacere e speriamo di ripetere presto queste esperienze che sono veramente di grande amicizia e solidarietà. E oggi pomeriggio tutti a Milano. Oggi pomeriggio tutti a Milano, esatto. Allora, per ultimi perché siamo di, esatto, gli ospitanti. Insomma, viva gli Alpini e viva il Corpo degli Alpini. Viva gli Alpini e viva il Corpo degli Alpini. Insomma, fare la foto con l'alpino ci vuole. Motivo. Io ho sposato un feltrino e suo fratello è un vecchio alpino che adesso ha 83 anni, ha sempre fatto le sfilate dappertutto e sono solo 2 anni che non viene. Allora viva gli alpini. Viva gli alpini, proprio. È un'emozione grande quando si vedono questa arma. Farò fare sui piedi, signori, sono 6 euro le foto stamattina.